Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Salt and Sanctuary. Allora, devo farvi una piccola confessione e anche le mie scuse. Praticamente io ho già registrato questo episodio, ma ho perso tutto, nel senso la registrazione è andata e sono un pochettino fottuto, quindi rifaremo il tutto sperando di poter recuperare quel minimo che abbiamo. Come vedete il mio livello è più alto e tutto quanto perché, come ho detto, ho registrato un intero video, quasi. Fortunatamente non sono riuscito a sconfiggere il boss del Castello delle Tempeste, quindi è ancora bello lì, pronto per noi, però determinate cose non lo sono, ovviamente. Ho scoperto anche alcune meccaniche di gioco che sarò ben felice di spiegarvelo. E ho scoperto anche che ci sono. C'era un'impostazione che penso noterete a schermo ogni volta che compare un prompt di comando. Per settare il pad. Prendete se usate un pad della Xbox One o come quello della PS4. Ora ho messo quello della PS4 semplicemente perché io gioco con un pad della PS3. Ho sempre giocato console Sony, quindi per me è veramente più intuitivo vedere cerchio e non dover far con. Per fare un esempio, non dover fare conversioni a mente. Molto più comodo. Tra l'altro ho abbandonato lo scudo. Non so se l'avevo già fatto 2 video fa, però mi pare l'ho fatto in quello che è andato perso, quindi tanto vale dirlo. In favore dell'utilizzare questa alabarda a due mani. Ho anche equipaggiamento molto più difensivo. Notare che questa volta mi sono fatto colpire apposta per mostrarvi quanto poco danno prendevo. E muori. Andiamo avanti però. Verso il castello delle tempeste. Tra l'altro ho sbloccato in teoria uno shortcut, però non mi pare giusto utilizzarlo adesso, visto che tutto sommato l'ho sbloccato in un video che non avete visto, quindi faccio il giro come sarebbe stato prima. Castello delle tempeste. Fino a qui c'eravamo arrivati anche 2 video fa. Poi ho deciso di fare il fugone perché mi sono reso conto di quanto danno facessero questi. Non quello, perché quello ho rinunciato ad affrontarlo, però una volta a colpirlo mi sono reso conto di quanto la sensazione di fargli danno fosse poca. One shot adesso. Perfetto. Qualcos'altro? Ah, qui c'è il famoso champion. No, cioè, non è un champion in realtà. Che non carichi? Colpo? Ah, bravissimo. Perché non ne carichi un altro? Sapete quella cosa là del volerlo morto? Old story. Morto? No, col cavolo che è morto. Ora è morto. E ci dà tra l'altro la bellezza di 500 sali. Non so che unità di misura utilizzare per il sale. Ma vabbè, fingiamo che non sia successo niente. Anche questo elevatore che vedete lì in realtà l'ho attivato io con uno shortcut. Da sopra, praticamente. Non so se ne vale la pena. Allora, qui a destra si va verso il. Ok, che bello one shotarli questi. Prima ci volevano 2 colpi e quando ci toccavano ci facevano parecchio male, mettiamola così. Ora, vi mostro lo shortcut. Qui ci dovrebbe essere un caster, se non mi ricordo malissimo. Infatti, eccolo qua. È morto? Ora sì. Questo ci avrebbe potuto probabilmente uccidere se ci avesse toccato, ma fortunatamente non gliel'ho permesso. Qui si passa sopra. Vi voglio mostrare dov'è lo shortcut, almeno poi posso usarlo liberamente senza troppi problemi. Stranamente quelli di solito mi aggrano. Momento. Tanto qui è direttamente lo shortcut. O c'era un altro. Ah no. Questa leva si tira giù e attiva un elevatore che ci porta esattamente al coso dei banditi di prima. Per capirci. Chiaro e conciso. Bandit Pass, ve lo ricordate, no? Perfetto. Risali, per favore. Grazie. E continuiamo. Lì sopra c'era il cavaliere senza padrone che ci ha detto, eh sì, bisogna uccidere draghi, liberare fanciulle, cose del genere. Molto, ma molto, ma molto. Panalotto. E il ragazzone. Che bello, one-shottarli questi. Perfetto. Ora. Mi mancava un'altra cosa da dirvi. Ah sì, qui sotto ho scoperto una meccanica nuova. In questa stanza non c'era un santuario. C'era soltanto questo altare vuoto che diceva, e l'abbiamo incontrato già un'altra volta, metti un'icona qui sopra. Quindi ho semplicemente preso la Metal Icon, che è l'icona della nostra fede, messa qui e si è trasformata in un santuario. Poi mi sono reso conto che se il santuario è della nostra
confessione religiosa, possiamo fare make offering per dargli queste effigi di pietra. E ogni effigie fa spawnare l'NPC corrispettivo, nel senso, esempio, è stato quello del blacksmith e quello della guida. Il blacksmith potenzia le armi, è abbastanza facile. La guida però fa una cosa molto figa. Ci teletrasporta in tutti i vari santuari in cui siamo stati. Molto bello, eh. Comunque sia, l'importante è aver attivato e essere passati qui e aver attivato questo shortcut. Eh no, non è uno shortcut, aver attivato questo. Non mi viene la parola. Questo santuario. Ora torniamo indietro e qui c'è una cosa che fortunatamente non ho ancora raccolto, ovvero una foglia d'argento e un poema del soldato. Lì giù non ci arriverò mai, però spero che... ecco. Salvo. Bello. Ottimo, uccisi. Ora noi potremmo continuare. Io so già che è una strada. Per dove dobbiamo andare è dopo. Non è di qua, però fingiamo che lo sia. Perché non sto colpendo niente? No, buono. Muori anche tu. Grazie. Mi stavo... Ah, ecco perché non mi faceva curare. Perché avevo l'icona di ferro. Allora, continuiamo a salire, 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 salire. Troviamo una specie, una mezza specie di vicolo cieco. Qui mi sa che non c'ero mai entrato perché non mi ricordavo neanche ci fosse quella cosa che sparava. Riesco a attraversarla abbastanza in fretta. Ah, ok, era solo qua. Perfetto, niente di che. Riesco ad attraversare di nuovo il tutto? Vabbè, anche se prendo danni non è un problema, tanto adesso ripasso per il santuario, per sicurezza. Magari una curatina perché se quelli mi aggrano mi possono uccidere. E si torna velocemente al santuario, dove ripristiniamo le nostre piccole scorte. Non so come si prende quell'oggetto lì sotto. So che... cioè, l'ho visto, però non so come ci si arrivi, quindi... Eole. Non posso livellare, vero? No, mi mancano altri 400 sali. Mettiamoli così. Ora, saliamo qua e vi mostro dove si attiva l'altro shortcut. Al momento, questi mi possono dare 400 sali. Esatto. Prima di perdere tutto, cosa che può succedere perché poi vi spiegherò, ma c'è un boss veramente ostico qui. È il motivo per cui è ancora qui. Avevo concluso l'episodio che ancora non l'avevo sconfitto. Level up. Non li sfrutterò questo livello, però è bene averli messi da parte. Quelle parti di sale. Ora, piuttosto che perdere, si sale. Senti ragazzoni, senza offesa, no? Ma... Non potesse semplicemente non rompere le scatole, grazie. Tanto si expa veramente in fretta qui, volendo. Di sopra c'è un mago, me lo ricordavo. Allora, secondo me finora questo è il loro attacco più problematico. Ok. Curetta. Anche se mi pare che non incontriamo nemici fino a dove devo arrivare, quindi non è un grosso problema. Ora qui possiamo... Dov'è? A parte quell'NPC che non sono riuscito a raggiungere, quindi sta tuttora lì indisturbato. Trovare un altro santuario, che in realtà non è un santuario, è solo un checkpoint, per capirci. La differenza tra santuario e checkpoint è che nel checkpoint si può semplicemente respawnare senza avere nessun tipo di... Non dovevo mangiare sta cosa, ma non è un problema, perché come ho detto c'è il checkpoint qua. Qui non possiamo far spawnare nessun NPC per aiutarci, nessun membro. Penso, da quello che vedo il gioco la classifica come ciurma. Crew. Squadra, prendetela come preferite. Comunque sia, qui sotto qui si può scendere. E c'è questa leva che porta ai due. Non sono proprio ascensori. Cioè, sono ascensori, ma quelli che abbiamo visto prima sotto. Ora che ho detto tutto, possiamo andare a tentare il boss, che statisticamente ci farà il mazzo, però proviamoci. Almeno diamo un senso a codesto video. Ci sono vari oggettini a destra e manca che ho trovato, ma che non saprei. Ad esempio qui c'era un oggetto, ma non mi ricordo cosa fosse, e varie altre cose del genere. Mi dispiace, ma non posso farci niente. E si va. Vabbè, si deve salire un altro pochettino. Anche lì sotto c'era un oggetto, mi pare.
dove vedete la luce. Però non so più come fare, quindi. E avanziamo verso il boss, che è la viverna. Ah, non vi nego che questa viverna fa un male, cane. Ecco, se ti colpisce. Non è detto che ci colpisce, però se ci colpisce ci... C'è qualcosa che non torna. La viverna dovrebbe avere due fasi. Perché non compare l'indicatore? Poi non vi dico il danno da fuoco che impicci che ci fa. Bevi un po'. Aia. Meno male che stiamo ancora in fase. Non vi nascondo che sta andando molto meglio di come è andata la prima volta. Cura di nuovo. Avete notato, penso, il danno estremo che ci procura, no? Dai. Non mi aspetto. Quell'attacco mi ha colto molto alla sprovvista. Dai. Non devo far. Ecco, morto. Avete capito perché ho perso le prime volte, credo. Ora, cambio leggermente l'equip, perché ho dell'equip che regge meglio il danno da fuoco, ovvero quello da... Dov'era? Da... Non mi viene la parola. Vabbè, da fabbro, ecco. Quello che aumenta... No. Questo che aumenta la stamina e andiamo avanti così. Adesso prenderemo molto più danno fisico, però dovremo prendere meno danno da fuoco. E riproviamo. La viverna è stata una bella croce, penso l'ho provata 3 volte e poi è crashato il gioco e ho perso il tutto. Vabbè, comunque sì, riproviamo. Ah, questa volta è comparso l'indicatore. Ecco. È comparso l'indicatore delle due fasi. Prima non so perché non ci fosse, devo essere sincero, sta cosa mi ha lasciato molto perplesso. Ora avete capito come può andare in frettissima male questo scontro. E già iniziamo male. E vabbè, fingiamo che va tutto bene. Tanto io qui non so veramente come incassare decentemente gli attacchi di sta cosa, perché fa veramente tanto male. Anche con lo scudo, perché voi dite, ma uso lo scudo, imbecille. Non è così facile. Perché lo scudo, a quanto pare... Ok, lo scudo praticamente con un colpo mi toglie la stamina e mi fa di nuovo la cosa. L'apporto dello scudo a questo fight è prettamente farmi prendere più danno dopo. Ok, ho quasi passato la prima fase, però ho già mangiato la metà delle mie pozioni. No. Danno estremo. Ok. Perfetto. Bisognerebbe fare tutto questo mordi e fuggi, mordi e fuggi, mordi e fuggi, però non è detto che funzioni particolarmente bene. Soprattutto quando succedono queste cose. Mangia. Boh, veloce. Curati. Perfetto. Non sono riuscito a dargli l'ultimo colpo. Mi pare che in due colpi circa riesca a stordirla. Però non è detto che funzioni sempre, quindi devo stare un po' più attento. Dai, metà vita è andata. Un problema anche è anche il fatto che... Perfetto. Dicevo, è anche il fatto che se mi faccio prendere troppo la mano e gli do un colpo di troppo e lei fa l'attacco sbagliato, sono un pochettino fregato. Voglio passare. Salvo. A notare che non mi sto curando semplicemente perché sarebbe abbastanza superfluo ora come ora. E ha ucciso.
Capito il problema? Dai, proviamo, proviamoci. Allora, non so veramente come evitarla sta cosa. Però vabbè, fingiamo che sia andata decentemente e via. Allora, qui giù non ci dovrebbe arrivare e va bene, però rottura di scatola. Aia, e mi ha chiuso a un lato. Allora come faccio? Inseguimi, tanto so che lo farai. Ok. Ma va bene, anche se fai così, forse devo essere meno avido. Ok, purretta. E fuggi. Non ci deve arrivare fino a qua giù, meno male. Ah, ma prima che qualcuno pensi che è fatto apposta per avere un posto sicuro? No, mi avrebbe colpito in realtà. Solo che ero troppo lontano, ma di fatto potrebbe semplicemente arrivare. È morto di nuovo. Ritentiamo cambiando un pochettino setup, perché ho visto che ho uno spadone che fa una volta e mezzo il danno che farei. Circa una volta e mezzo. Una volta e mezzo il danno che farei con la mia lancia migliore. Voglio ancora fare una build basata sulle lance, però ho comunque sulle armi ad asta, però devo anche vedere i limiti tecnici di quello che voglio fare. Aia. Dannazione. Ah, là, un colpo l'ho preso. Non sono neanche riuscito a curarmi, non so perché, nonostante gli ho dato il comando. Dannazione. Ok, passato in fase 2. Per favore, curati. Grazie. Dai. No, eh. Danno estremo subito. Penso che muoio in tempo 0. O in tempo meno 1. Aia. E no, non va bene. Non va per niente bene. Sì, pian piano le mie finanze vanno dilapidandosi. Però forse questo può essere un'occasione per mostrarvi un'altra cosa che ho scoperto nel presente video e che mi sono dimenticato. C'è un oggetto, che è il corno del ritorno, che vi permette di tornare in qualsiasi santuario in cui ho una guida, che è questo NPC qui. Perché faccio questo? Perché le offerte varie, tipo il blacksmith o la guida, aumentano, ci danno anche un bonus nella zona, è quello che vedete in basso a sinistra. Il blacksmith fa il danno, la guida lo fa, mi pare, alla scoperta degli oggetti, ma comunque si vede da qui, quindi ve lo dico direttamente. Blacksmith. E attack bonus, sì. La guida invece era. Ah no, l'item fa. La scoperta degli oggetti. Blacksmith, chierico. Il chierico mi dà po'. No, non mi interessa. Ecco, mi fa droppare più gold. Va bene. Ecco che arriva il venditore. Il blocco degli scudi. Ecco. Mettiamoli tutti quanti qua. E questo è il sale ottenuto. In realtà, perché ho fatto questa cosa? Perché spero che il venditore mi possa vendere qualcosa che mi può essere d'aiuto, perché se no sono un pochettino fottuto. Visto che... No, no, no. Perché francamente se no sto perdendo lentamente, inesorabilmente... soldi, piano piano. No. Non ha niente di utile. Però possiamo trasformare questo da soldi a sale, quindi mi va bene. Così, anche se perdo tutto, non me ne può fregare di meno. Ho finito tutto, no? Sì. Nient'altro. Campana di ritorno, la torcia. No.
Allora, sapete, faccio, mi compro qualche campana di ritorno che non mi bastano. Non mi basta niente. Facciamo che torno a scontrarmi con il boss, ma penso sia meglio. Anche se in realtà potrei vedere se posso potenziare questo spadone, no? Posso potenziare lo spadone? No. Peccato. Va bene, come detto prima, si torna dal boss. Come non detto, sono tornato velocissimamente qui perché mi sono reso conto che non ho parlato con lui. Sei tu un vero montanaro? Lavora. Chiede oggetti in... Ah, ci dà... Chiede, ovviamente, oggetti ottenuti dai nemici? Per farci cosa, però? Ah, per darci qualcosa di extra. Momento, che mi aumenta la... Sì. Non ho capito. Cosa sarebbe cambiato? Work. Mi ha aggiunto qualcosa ma non capisco cosa. Sei strong. Allora, questo qui è la guida. Pensavo mi avesse aggiunto un... Ah sì, me l'ha aggiunto! Mi ha aggiunto permanentemente una cura. Ottimo. Vabbè, ora si va veramente dal boss. E rieccoci alla boss fight. Non abbiamo concluso niente dal punto di vista dell'efficienza, ma quantomeno non perderemo tutta così tanto oro ogni volta che moriamo. No. Ok. Bevi. Cioè bevi, mangia, curati, fai qualsiasi. Chiamalo come ti pare, ma basta che. Ecco. Perfetto. Purtroppo non ho curato la mia intera vita, però. Ecco. Incrociarlo è meglio, così che evito. Ok. Fase. La nazione. Vai. Riesco a passare dall'altra parte? Sì, ma sono morto uguale. Cavolo. Si riprova. Morto. Ok, per la bellezza di 13.000 sali e 10.000 gold, la viverna è morta. Qualcuno potrebbe dire anche era ora. Io faccio parte di questi perché probabilmente taglierò molti try, ma ne ho fatti davvero tanti. Non me ne vergogno neanche più di tanto perché l'ho trovato veramente ostico. Quello non so come raggiungerlo, però se ho capito bene dove sono. Esatto. NPC misterioso. La chiave uncinata sarebbe? Ah no, questo è un falò. Parliamo con te allora.
Oh, ciao! Perché sono qui seduto proprio qua? Sono il miglior ladro degli 8 regni. Ma cosa può fare un ladro contro un drago? Un pugnale contro le sue scaglie dragonesche? Nah. So così, mi sono seduto qui. Mi pare giusto. Oh, hai ucciso il drago? Eh già. Beh, bel fatto. Forse qualcuno come me avrebbe potuto uccidere il drago ugualmente. Dai, prendi questo marchio, farà un po' male, ma è uno strumento veramente cruciale per un ladro. Shadow Flip Brand dovrebbe essere tradotto come ruota oscura? C'è un tesoro nel cuore di quest'isola e sarà mio. Aspetta e vedrai, credo sia così. Just you wait, penso sia aspetta e vedrai. Ok, non dice nient'altro. Sì, allora innanzitutto posso scendere. Poi posso tornare tranquillamente dove c'era il... non mi viene la parola. Dove c'era... Vabbè, il checkpoint. Così da mettere in salvo questo piccolo tesoro di sale, ma soprattutto... Ma in realtà non siete neanche in salvo, però... Ciccia. Adesso, io non ho capito cosa faccia quel brand che mi ha dato lui, quel marchio, scusate, l'ho detto in inglese, mentre... Una parola del potere trasportata direttamente in un marchio. Il portatore del marchio... No, portare il marchio garantisce al suo possessore la maestria delle ombre. Portare questo marchio ti fa guadagnare l'abilità di... Fare un salto sul muro? Momento. Mi serve un muro. A me un muro. Tipo così, no? No, non è abbastanza muroso. Facciamo così: torno verso dove mi trovavo prima. E vedo che se riesco a trovare qualcosa. Momento, momento, momento. Ho un'idea per testare sta cosa. Anche se non vorrei perdere le. I sali, quindi. Vabbè, proviamoci ugualmente. Il sale si recupera. Le ultime parole famose. Anche perché 13.000 sono circa 3, 4, 3 livelli sicuro, 4 non so se ci arrivo. E non è che ci sputerei proprio sopra su 4 livelli, eh. Siamo sinceri, ragazzoni. E madamigelle, in caso ce ne fosse. Allora, dicevamo, io stavo qui, no? Qui c'è un muro, però quello è un muro un po'... Se io mettessi tipo così... Mi stavo per fare tanto male, ma tanto tanto male. Perché ero convinto che quello valesse come... Ah, un momento, qui c'è un muro. Ah, ok, è un po' più lento di quanto pensassi ed è... Sì, però così non ci arriverò mai. Ma devo indirizzare io? Sì. È un casino, perché... Oh, che cacchio. Perché? Allora, momento. Ehi. Vabbè, lasciamo perdere, ci provo più in là. Per il momento la cosa più importante credo sia tornare al mio santuario dove posso investire questo bello ammasso di sale. Ok. Potrei... sono molto tentato, in realtà non è che potrei, sono molto tentato di tenermi questa come arma fin tanto che non trovo una lancia che sia di mio gusto. Bisciottati questi, eh sì. Sì, però buoni, state buoni. Io vi ho detto state buoni. Bravi. Quindi andiamo lì, livelliamo e poi vediamo da dove si può continuare a... E? Cosa c'è lì sopra? Ah, il mio santuario, giustamente. Dicevo, vabbè, ma chi so quelli? Sì, passiamo da sopra, facciamo molto prima. E già che ci sto, allora, livello. Leggo la chiave che abbiamo trovato e chiudo l'episodio. Livello. Level up. 4.000, no, non ce la faccio a fare... Forse non ce la faccio neanche a fare... 3 livelli. No, perché ho fatto malissimi conti. Sì, 3 livelli, volevo dire, non ce la faccio a fare 4 livelli. Eh già. Ora, Tree of Skill.
Vediamo un pochettino dove posso aumentare. Allora, questo è un aumento a forza e mi va bene, perché la mia arma scala in forza. Il coso della picca magari aspetto un po' a potenziarlo e altra forza. Per il momento mi fermo così. Ora, ma posso potenziare qualcos'altro ora che ci penso? Mercant l'ho messo, Cleric l'ho messo. No, Cleric non l'ho messo. Ah, ok, non ci può essere più di 8 gente dentro il coso. Allora, facciamo così. Leggiamo soltanto la chiave che abbiamo trovato. Che è questa qui. Una chiave di metallo affilata. Non contiene nessuna promessa di pace. Molto criptica come cosa. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Come al solito, un commento, piace, una condivisione è sempre gradita. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!